Allora, buon pomeriggio, benvenuti al SEOS 19, questo grande evento, 14.000 registrati, 25 workshop tematici, Startup Village. Sapete che c'è il main stage dove si alternano una serie di interventi e poi tutte le sale laterali. Noi siamo nella sala gialla e nella prossima ora racconteremo il futuro della salute, proveremo a disegnarlo attraverso alcuni dei protagonisti. Il workshop è realizzato da Sanofi Italia e rifletteremo su quello che è il futuro della salute negli anni della trasformazione digitale, come i dati, di cui anche oggi nel palco principale abbiamo tanto dialogato, come entrano in gioco, come devono essere tradotti e utilizzati per una migliore esperienza del cliente, che in questo caso è il paziente, come cambia la geografia, l'ecosistema dell'innovazione. Al centro di queste riflessioni c'è Redesigning Life, che è un progetto di co-creazione composto da un hackathon e quindi un momento di coinvolgimento di tutti gli attori della filiera della salute e poi una survey con i numeri, la fotografia dell'innovazione nella salute. Ragioniamo con operatori del settore, con accademici e io quindi vi presento chi dialogherà con noi: Chiara Sgarbossa, grazie, Head of Digital Innovation in Healthcare Observatory al Politecnico di Milano, osservatorio quindi della salute che è attivo da diversi anni, che studia le tendenze del mercato italiano, anche paragonandole al contesto globale, e poi Eugenio Santoro, capo del laboratorio di informazione medica dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, grazie Santoro di essere con noi, e poi Felice Lopane, Life Science Project Manager in Assolombarda. Il tema delle istituzioni entra in gioco perché, come sapete, insomma, anche lo stesso sistema sanitario nazionale ci impone una riflessione che coinvolge anche gli attori della filiera pubblica e privata, e con lui parleremo anche delle nuove opportunità offerte da questi scenari. E poi abbiamo Gianluca Ferri, che guida la parte boss dentro Sanofi Italia e diciamo il project leader di questo progetto Redesigning Life, che poi racconteremo insieme a Paola Ferrario e Michele Avoni. Dovrebbe essere con noi, ma forse eccola, Laura, volevi fare l'ingresso trionfale nella sala accademica, allora facciamo l'applauso a te e a tutti loro. Laura Rossi, centrale, un po' come possiamo dire, è stato un po' il caso, però è un po' come l'esperienza paziente che oggi andremo a raccontare. Laura Rossi, una start-upper, una paziente, nel proprio passato, nel proprio percorso di cura, ha realizzato un'app che si chiama HMAPS, che ha messo insieme più attori legati al mondo della salute. Con lei racconteremo quando appunto il paziente decide di co-creare soluzioni di salute negli anni della trasformazione digitale. Prima però, insomma, lasciamo spazio agli accademici, a chi ci fa una fotografia, in questo caso il Politecnico che va in trasferta in Bocconi e ci racconta alcuni dati di questo osservatorio. Così introduciamo alcuni numeri e poi Sgarbossa li ragioniamo insieme al talk. A te. Grazie mille per l'invito. Ok, funziona. Buongiorno a tutti, vi presenterò oggi una sintesi, molto sintesi, dei risultati del nostro osservatorio, che è attivo ormai da 13 anni e si focalizza sempre più sul ruolo del paziente appunto all'interno del sistema salute. Proprio da quest'anno abbiamo infatti cercato di mettere al centro appunto il cittadino paziente e di capire come il cittadino interagisce con tutto il sistema salute attraverso il digitale, quindi con tutti gli attori del sistema sanitario, sia lato aziende sanitarie, medici, assicurazioni, aziende farmaceutiche e anche ovviamente il mondo anche dei caregiver. Come l'abbiamo fatto? Analizzando tutte le fasi attraverso le quali il cittadino paziente appunto entra in contatto con questo sistema salute, partendo dalla prevenzione e stili di vita, quindi in questo caso parliamo di un cittadino che per forza non è paziente, quindi un cittadino sano che deve monitorare il proprio stile di vita, all'accesso vero e proprio al sistema sanitario nel momento in cui il cittadino invece ha bisogno di una visita, di un esame, quindi deve cercare un medico, una struttura sanitaria, quindi deve anche cercare magari online delle valutazioni su questi ultimi. La cura vera e propria, quando il cittadino appunto riceve la prestazione sanitaria e quindi entra in contatto direttamente con il medico. Il follow up, cioè quando il cittadino esce dall'ospedale, finisce di fare una visita e quindi deve essere in qualche modo preso in carico, deve andare a ritirare il proprio referto, deve essere ad esempio monitorato da casa. Quindi all'interno di ogni fase che vi ho presentato siamo andati a cercare quali fossero le innovazioni digitali a supporto del cittadino e anche del medico. Ovviamente appunto oggi pomeriggio non riesco a presentarvi tutti i risultati, ma vi do i principali.
Relativamente alla parte di prevenzione e stile di vita, quanto ad oggi internet viene già utilizzato per cercare informazioni sulla salute, sul corretto stile di vita e l'alimentazione? Come vedete, più di un cittadino su tre già lo fa attraverso principalmente siti istituzionali dove può ritrovare fonti autorevoli e quindi certificate, un po' meno, come vedete, solo il 23%, attraverso blog, social forum. Quindi ad oggi il cittadino comunque cerca il sito autorevole. Questo lo vedete anche rispetto alle altre domande che abbiamo fatto che riguardano l'health literacy, cioè la capacità del cittadino di prendere decisioni sulla propria salute attraverso internet. Come vedete, su una scala da 1 a 10, quindi 1 è per niente d'accordo con l'affermazione, 10 completamente d'accordo, in realtà vediamo che internet serve sia al cittadino ma non completamente riesce a rispondere alle sue domande rispetto alla salute. È assolutamente positivo, diciamo, dal punto di vista dei medici, un voto 4,2 su 10 sul mi sento sicuro a prendere decisioni sulla mia salute basandomi su informazioni trovate su internet. Comunque, appunto, un canale sempre più utilizzato e su cui bisogna ovviamente fare attenzione. Rispetto invece alla raccolta e monitoraggio dei dati sulla propria stile di vita e sulla propria salute, abbiamo rilevato che rispetto all'utilizzo di app e wearable per il monitoraggio dello stile di vita, ormai il 41% dei cittadini ne ha fatto un utilizzo di almeno un'app o un wearable. Però solo un cittadino su quattro di questi ha poi inviato i propri dati o comunque si è confrontato con il proprio medico rispetto a questi dati. Quindi ad oggi questi dati, diciamo che rimangono un po' lì all'interno delle app dei cittadini senza, diciamo, fare un utilizzo completo e pieno. Dall'altro lato sappiamo che questi dati invece potrebbero essere utilizzati per vari fini. In primo luogo abbiamo visto che un trend molto importante è quello delle assicurazioni sanitarie che stanno inserendo all'interno delle proprie polizze sulla salute delle app, dei wearable che consentono al cittadino assicurato di monitorare il proprio stile di vita e di ricevere dei premi rispetto all'assicurazione nel caso in cui io mantengo uno stile di vita corretto. Ovviamente in Italia è un fenomeno che sta un po' emergendo e non ci sono ancora casi significativi, ma qua vedete che il 15% dei cittadini sarebbe interessato a questo tipo di applicazioni. E il 30% invece dice che proprio non è interessato a monitorare il proprio stile di vita e quindi non acquisterebbe queste assicurazioni. Se guardiamo un po' al futuro, ovviamente non solo il medico, non solo l'assicurazione potrebbe avere in mano i miei dati per aiutarmi nel migliorare proprio il mio stile di vita, potrebbe essere anche un coach virtuale. In questo caso abbiamo chiesto quindi ai cittadini: se tu avessi un coach virtuale che attraverso i dati dell'app, del wearable, ti dà consigli sul tuo stile di vita, saresti interessato ad averlo? Il 30% dei cittadini ci dice di sì. E diciamo due terzi di questi pensa che potrebbe essere direttamente un home assistant come Google Home o Alexa a fare questo mestiere. Passando invece alla parte di accesso, volevo focalizzarmi su quello che è la ricerca di informazioni su medici e strutture. Come sapete, stanno un po' spopolando i siti dove direttamente o cerco opinioni sui medici e le strutture sanitarie o trovo un medico e automaticamente mi dà le valutazioni sul medico. Abbiamo quindi chiesto ai cittadini effettivamente quanto si fidassero di queste recensioni online. Qua vedete una serie di affermazioni come prima, in realtà non voglio entrare nel merito di ciascuna perché ho poco tempo, ma sempre su una scala da 1 a 10 vedete che i voti comunque sono sotto il 5. Quindi in tutti i casi in realtà il cittadino non pensa che il TripAdvisor della salute sia ad oggi uno strumento efficace per cercare il medico, quanto più abbiamo visto con un'altra domanda gli stessi medici di famiglia o chi, diciamo, magari anche familiari e parenti possono darmi indicazioni su quello che è il medico più opportuno a cui rivolgermi. Rispetto invece al dottor Google, quindi a quanti cittadini prima di fare una visita cercano informazioni online, vediamo che il 6% lo fa sempre, il 12% lo fa frequentemente e il 16% lo fa saltuariamente, quindi diciamo un terzo dei cittadini prima di andare a fare una visita cerca su Google.
tutti noi pensiamo che sia anche di più questa percentuale, in realtà questo è quello che ci ha detto, mi sono dimenticata di dirvi, questo è il campione di Doxa Pharma, sono 1000 cittadini rappresentativi della popolazione italiana e quindi diciamo questo è quello che ci hanno risposto questi 1000 cittadini rappresentativi. Perché lo fanno? Perché vogliono prepararsi alla visita, in realtà non vogliono, come vedete solo il 5% dice che cercare su Google sostituisce la visita, ma in realtà vogliono essere più empowerizzati, più pronti per quanto il medico potrebbe dirgli durante la visita. Rispetto diciamo, alla fase invece di cura, ho voluto focalizzare l'attenzione su quello che diciamo, sarà focus poi degli interventi successivi, cioè quello delle terapie digitali. Cioè quegli interventi terapeutici, secondo appunto la Digital Therapeutics Alliance, che consentono di, diciamo, assieme a un farmaco o in alternativa a un farmaco, di ottimizzare la cura al paziente e di ottenere, diciamo, migliori risultati clinici. Abbiamo identificato 4 macro categorie di possibili applicazioni, qua ci sono le app, in realtà esistono anche dei giochi, quindi app per il monitoraggio della terapia, app che propongono un intervento medico, app e sensori che danno raccomandazioni sul dosaggio del farmaco, quindi come prendere un farmaco, e app che consentono di intervenire a livello cognitivo comportamentale. Quindi in quest'ultimo caso sono app che sostituiscono in toto un farmaco. Visto che in Italia, lo vedremo poi, non mi anticipo troppo, non c'è ancora uno stato di adozione che può essere in qualche modo analizzato, abbiamo chiesto ai vari decisori all'interno delle nostre survey quanto fosse l'interesse e quanto queste applicazioni potessero essere per loro di supporto nel futuro. Abbiamo chiesto questo ai direttori delle aziende sanitarie, ai medici specialisti, ai medici di famiglia. Quello che emerge è che le app per il monitoraggio della terapia sono quelle di maggiore interesse per tutti i target e sono quelle anche che secondo loro avranno un maggiore impatto nei prossimi 5 anni. Quindi tutte quelle applicazioni che consentono al paziente di diciamo, aumentare l'aderenza alla terapia e quindi di evitare eventuali complicazioni. L'ultimo, adesso non entro appunto in tutti i numeri, l'ultima applicazione sono le app che propongono un intervento medico, quindi solo diciamo circa il 20-25% degli intervistati lo considera come rilevante. Altro, scusate si è perso un blu, altro ambito che invece interviene nell'ultima fase che abbiamo visto del follow up è la telemedicina, che può essere declinata in diverse applicazioni, quindi telesalute, che cioè il telemonitoraggio dei parametri vitali direttamente dall'abitazione del paziente, la televisita, la teleriabilitazione e la teleassistenza. Come vedete qua, in realtà il blu scuro è il livello di adozione da parte dei medici specialisti di queste soluzioni, che è attualmente molto limitato, nonostante, come vedete, l'interesse è molto elevato. Questo perché? Perché la telemedicina in questi contesti, soprattutto come vedete medici specialisti e medici di famiglia, quindi contesti che poi si rivolgono al paziente attraverso il sistema sanitario nazionale, spesso, cioè in realtà in tutti i casi, se non in pochissimi casi, non sono riconosciute come prestazioni dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi manca ancora tutto il tema del rimborso della tariffazione, che è sicuramente nelle agende del Ministero dell'Istituto Superiore di Sanità, ma che non è ancora realtà se non in pochissimi contesti, come la provincia autonoma di Trento, un piccolo caso sulla parte di diagnostica presso lo studio medico in Lombardia, e quindi c'è ancora molto da fare su questo ambito. Ok. Grazie, Chiara Sgarbossa. ho corso un pochettino. Grazie, però, perché ci hai mantenuto il ritmo. Abbiamo un'ora o poco meno e quindi non riuscivamo poi nel caso a gestire. Vedo Eugenio Santoro che prende appunti. Allora, abbiamo visto come... Abbiamo parlato di un ecosistema della salute allargato, abbiamo visto anche gli attori, ci ha introdotto Sgarbossa, anche legati al mondo assicurativo e del welfare integrativo. Tra poco li ritroveremo nel racconto della survey promossa da Sanofi Italia. Però sul tema app, che è una parola chiave che noi abbiamo visto anche nei questionari a campione Doxa e Osservatorio, e chiedo a Eugenio Santoro, ti sei sempre focalizzato sul mondo delle app, a che punto siamo come attività di sensibilizzazione? Il dato dell'utilizzo delle app soltanto nella fase di aderenza alla terapia è più alto rispetto agli altri campioni sulla posologia e sulle altre azioni invece, e si è molto più cauti. E ti chiedo a che punto siamo, perché poi lo riprendiamo con Felice Lopane, sul tema della prescrizione digitale, cioè su tutta l'evoluzione del segmento digital health.
Quando si sente? Sì. Sì. Beh, quando si parla di prescrizione digitale occorre sempre definire cosa significa. Prescrizione digitale ha a che fare con il concetto di terapia digitale che ha introdotto prima Chiara e che ha a che fare con una codifica attraverso software di terapie cognitivo-comportamentali. Questa è di questo che si tratta. Sulla prescrizione, la prescrizione è l'ultimo atto di un percorso che bisognerebbe in qualche modo pensare e strutturare, soprattutto in Italia dove c'è davvero molto poco rispetto ad altri paesi come la Germania, di cui immagino si parlerà dopo, o agli stessi Stati Uniti o in Francia o in Inghilterra. Perché fondamentalmente non si è ancora compreso molto bene cosa sia la terapia digitale, soprattutto perché è importante capire che la terapia digitale è questo insieme di strumenti che fanno parte della digital health in generale, che per essere chiamate terapie digitali hanno bisogno di essere studiate come se fossero dei farmaci, sviluppate parzialmente come se fossero dei farmaci, ma fondamentalmente studiate come se fossero dei farmaci. Cosa voglio dire? Voglio dire che dietro alla validazione scientifica, perché di questo poi si tratta, delle terapie digitali devono esserci dei percorsi legati a sperimentazioni cliniche controllate, quanto oggi abbiamo di più solido per dimostrare l'efficacia di questi strumenti rispetto alle terapie esistenti, quelle tradizionali. E allora, quando si parla di terapie digitali e si arriva poi anche a dimostrare la superiorità dal punto di vista scientifico dello strumento che ho appena sviluppato rispetto alla terapia standard, c'è poi un problema di regolamentazione su cui lì siamo davvero molto indietro. Cioè il rischio è che ci si metta anche a lavorare, non solo a sviluppare strumenti, ma anche a fare sperimentazione clinica controllata su questi strumenti. Si arriva alla fine di questo percorso e poi come possono essere introdotte in un percorso assistenziale? Ecco, lì c'è il blocco in questo momento, un blocco legato al fatto che gli enti regolatori italiani non sono preparati. La butto lì, per esempio, dovrebbero occuparsi di questi aspetti di terapie digitali il Ministero della Salute in quanto dispositivi medici o AIFA in quanto terapie o una terza entità. E poi una volta che si è chiarito il discorso della regolamentazione e dell'autorizzazione in commercio di questi strumenti, come possono essere rimborsati, secondo quali modelli di business? Questa è un'altra domanda. Come possono essere prescritti dal medico? Diciamo che su questi aspetti, su tutti questi aspetti siamo abbastanza indietro. Se mi preoccupa un po' meno l'aspetto legato alla ricerca, dove vedo che c'è più sensibilità in questo momento da parte di chi produce, ha capito qual è il problema. Ha capito qual è il problema e ha capito che ci deve essere una validazione scientifica dietro l'impiego di questi strumenti, altrimenti non vanno avanti. Sono tanti gli esempi di fallimento che non sto qui a citare. Mi preoccupa di più il secondo aspetto. Grazie Santoro, perché ci dici che non è un tema di tecnologia o di consapevolezza anche delle possibilità che le app oggi ci offrono, è un tema poi dell'ultimo miglio, come riuscire a realizzare, a implementarle nel sistema sanitario nazionale. E allora su questo io vorrei sentire, facciamo un salto fino in fondo, perché vorrei sentire Felice Lopane, semplicemente perché voi in Asso Lombarda state studiando anche la dinamica delle prescrizioni digitali, della digital health. Poche settimane fa Corriere Innovazione ha raccontato quanto si sta facendo in UK e in Germania. Stati Uniti, lo abbiamo detto con Sgarbossa e Santoro, sono di frontiera su questo. E in Italia, questo è il tema, a che punto siamo? E l'altra domanda, Lopane, è perché invece da noi potrebbe essere un terreno fertile su questo versante? Buongiorno a tutti. Allora, io sono d'accordo con quanto è stato detto. Sicuramente il nostro contesto rispetto a quello di altri paesi è completamente diverso, perché banalmente abbiamo un sistema sanitario che si basa proprio su un modello strutturalmente differente, quindi non gestiamo l'innovazione attraverso fondi di assicurazione, ma la gestiamo attraverso un sistema sanitario nazionale che in realtà poi è frammentato, quindi si muove comunque su livelli regionali, il che rende sicuramente poi più difficile partire da processi top down, come ha fatto ad esempio recentemente la Germania, di cui si sta parlando tanto, che ha nell'8 di novembre scorso approvato questo Digital Health Act,
che sostanzialmente vuole far partire l'introduzione delle terapie digitali che sono state menzionate poco fa, partendo da livelli di fase 1 e 2, o meglio dalle classi di 1 e 2A di dispositivo medico. Si parlava anche del fatto che oggi non sappiamo ancora effettivamente come categorizzare questo tipo di terapie, questo tipo di tecnologie, insomma di strumenti, non sappiamo se sono effettivamente più terapie o dei dispositivi, e questo cambia ovviamente molto tutto quello che è il tema dell'accesso, della prescrivibilità, perché il dispositivo medico piuttosto che il farmaco seguono dei percorsi completamente differenti. Noi come Asso Lombarda sostanzialmente cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di ragionare come un'associazione trasversale, quindi che all'interno il dispositivo medico, il farmaco, la sanità, per mettere insieme un po' tutti gli attori e partecipare anche ad iniziative che di fatto in Italia sono già attive, e creare una sorta di posizionamento di sistema per far capire anche a quelli che sono i nostri interlocutori istituzionali come il nostro paese o comunque i sistemi regionali dovrebbero cominciare a muoversi per creare una sorta di cultura, perché questo mi sembra che manchi ancora, insomma, nel nostro contesto, sia dal punto di vista di digitalizzazione, sia di, insomma, poi applicazioni un po' più precise come quello che sono le terapie digitali. Quindi non è un tema solo di sostenibilità del sistema, è un tema di cultura. Vanno di pari passo, perché, come dire, in un sistema che non è, come dire, non ragiona come quello della Svezia, per cui la telemedicina è una pratica diffusa tra tutti i medici di base, che deve essere utilizzata per un obiettivo specifico, ovvero quello di garantire assistenza a tutti i cittadini, significa che, insomma, dobbiamo partire anche un po' dal basso, e quindi dall'educazione anche di quelli che sono i professionisti che lavorano in questo settore, che di fatto possono avere dei dubbi anche sull'efficacia poi di questi strumenti e su tutto il sistema, insomma, di garanzia della loro tutela a livello legale. Anche da questo punto di vista in Italia ci sono ancora dei buchi neri a livello di legislazione. C'è un tema di legal policy che tu giustamente, Cialopani, cita anche nella gestione di questo tipo di trattamento, ed è il riflesso di quello che ci aveva fatto vedere Sgarbossa prima, con una timida, diciamo parziale, accettazione di questo tipo di dinamiche di prescrizioni digitali. Aggiungiamo un altro punto, tassello, perché poi c'è chi di fatto decide di farsi in casa la propria app, e la storia è una storia straordinaria, in quanto poi è diventata un esempio per tanti altri pazienti. Così, di fatto, una studentessa di tecniche di radiologia, questo mi ha sempre colpito, dell'Università di Genova, quindi vicino alle persone che sono lì e che sono anche in attesa di risposte, di responsi, poi si trova dall'altra parte della barricata. Nel mondo della salute spesso ci troviamo di fronte a queste storie, cioè è un mondo dove il confine è labile, è sottilissimo, e quindi così Laura Rossi a Genova decide di farsi in casa questa app, si chiama HMAPS, e però poi decide di trovare un'alleanza con chi poi questa app può sostenerla, un'app per orientarsi nel percorso di cura. Raccontacelo però meglio tu, e soprattutto come hai aggregato la filiera. Ecco, questa è una bella domanda. Buonasera a tutti. Sì, io ho fondato HMAPS, che prima di essere una startup è stata un'idea e soprattutto uno spunto per uscire da una situazione difficile in cui mi trovavo. Stavo studiando radiologia, mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, come dice il video, patatrac. Le convinzioni che avevo quando avevo il camice chiaramente crollano e divento paziente. In quel momento ho scoperto i bisogni dei pazienti, che in realtà pensavo di sapere, ma evidentemente mi sbagliavo. Nelle lunghe sedute di terapia ho avuto modo di parlare con le persone, e durante queste conversazioni usciva proprio il bisogno di capire a livello proprio pratico che cosa succedesse durante alcuni esami, alcune visite, alcuni esami anche radiologici, cose che io sapevo, e magari ho visto che c'erano proprio tante paure legate alla non conoscenza. E quindi ho deciso di aggregare il mio ematologo, l'ospedale, insomma in quel momento poi ho aggregato tutti quanti, nessuno poteva dirmi di no, anche quindi ho un po' sfruttato l'occasione, e ho fondato HMAPS, questa applicazione che disegna i percorsi di cura dei pazienti, in questo caso per linfoma di Hodgkin. Ogni tappa è un momento, quindi un esame, una visita, una terapia, tutto geolocalizzato, ma soprattutto dà delle informazioni base con un
linguaggio molto semplice, ma non in questo caso non corretto, proprio per ricollegarmi alle fake news di cui si parlava, tutti i contenuti di HMAPS sono stati validati e condivisi, co-creati con i medici che poi vanno effettivamente ad incontrare i pazienti. E quindi uno strumento anche validato in questo caso. L'unica domanda che mi viene poi da pormi è come mai appunto poi il paziente senta il bisogno di auto-organizzarsi e quindi, come dici tu, di farsi in casa e creare una filiera e non passare per l'associazione pazienti, per esempio, come si diceva. Questa cosa, creare una filiera diciamo un po' informale, è stato secondo me il punto vincente di questa applicazione, che ha potuto coinvolgere tante persone anche grazie a un crowdfunding. Infatti dicevo, prima di essere una startup è stata un'idea che è stata lanciata su una piattaforma assolutamente classica e ha aggregato anche forse emozionalmente, umanamente le persone che tramite questo video, che ad oggi è ancora visibile su YouTube, basta digitare H-Maps, è riuscita veramente... Invito a vederlo perché è straordinario questo video, emozionale, ironico. Autoironico, e insomma ha trovato poi una comunità di persone che ha deciso di sostenere il progetto. Esatto, quindi la vera comunità è nata sulla base, da un lato, di sicuramente una mia intuizione che arrivavo dal mondo della radiologia, ma anche sulla base del riuscire evidentemente a creare la community, che vabbè, oggi sui social si sa, però è stata una community informale perché io non conoscevo effettivamente queste persone. Orientarsi quindi nel percorso di cura, farlo però affidandosi ai professionisti che ci seguono, ma lato paziente, capire meglio quei bisogni nascosti di cui spesso tutta la filiera della salute si interroga. Anche su questo è nata la progettualità legata a Redesigning Life. Il titolo nasce da una copertina dell'Economist di 3 mesi fa, vi suggerisco di andarla a vedere perché racconta il futuro della salute dalla traiettoria, dalla prospettiva delle grandi aziende startup biotech americane e inglesi, però ci si interroga sulla l'importanza di aggregare più attori di una filiera che, lo abbiamo detto anche nel palco principale, nel main stage, non parla più soltanto per competitor ma per alleati nei bisogni e nelle soluzioni di salute. Gianluca Ferri, raccontaci come poi si è sviluppata questa progettualità in azienda e fuori dall'azienda. Nota tecnica, abbiamo un giraslide che funziona, e questa è una buona notizia, e quindi te lo lascio. Perfetto, ciao a tutti. Vi racconto che cos'è Redesigning Life, c'è qualche chart di background con qualche numero. Quello che però io volevo, su cui volevo focalizzarmi, è un po' il motivo per cui anche noi all'interno di una corporation, quindi di un'azienda pharma, abbiamo deciso di aprirci e fare dell'open innovation effettivamente il nostro mantra che porti avanti una serie di progettualità. Redesigning Life quindi è un format, non è un progetto, non è un'iniziativa, non è un cantiere, è un format, è un approccio mentale che tutti noi manager all'interno dell'azienda dobbiamo dotarci e dobbiamo seguire. Non ha una data di scadenza, non è iniziato a ottobre o a novembre, è iniziato già da mesi, se non da qualche anno, e vuole abbracciare, mettere a fattor comune una serie di progettualità che già in azienda si fanno e si continueranno a fare, ma mettendoci un top, qualcosa in più. E che cos'è il valore del qualcosa in più? Il valore del qualcosa in più è i primi due numeri che vedete a sinistra. Diciamo, quest'anno abbiamo fatto partire questo primo batch di apertura e di co-creazione. Di 48 partecipanti a questo nostro batch, 26 sono persone esterne. Quindi il valore di aprirsi, co-creare, discutere sulla filiera della salute, su tutta la filiera della salute, delle nostre idee e delle idee che arrivano dall'esterno è rappresentato da questi primi due numeretti. Poi ce ne sono altri che sono più tecnici addentro a come abbiamo lavorato. Ovviamente l'hackathon è il trend del momento, quindi il modo in cui ci si sfida all'interno di 8 ore serrate in cui si cerca di arrivare a una soluzione partendo da quelli che si chiamano gli ammenniz o i pain point. E quindi Sanofi come azienda ha deciso appunto di seguire questo tracciato. Qui abbiamo con me sullo stage esponenti accademici, esponenti dell'istituzione scientifica, l'istituzione corporativa, abbiamo quelli che noi chiamiamo i pazienti Archimedi, cioè coloro che grazie anche all'innovazione tecnologica che dà la possibilità a tutti noi di fare qualcosa attraverso lo smartphone, attraverso un PC a casa, portano valore e co-creano o creano. Questa iniziativa mette a fattor comune un po' tutte queste cose.
Una mia collega adesso che arriverà qua sul palco e ci racconterà l'esperienza in particolare, ci racconterà che tutto questo è nato comunque anche da una survey nostra interna, su 500 professionisti della filiera, interni, esterni, payor, infermieri, pazienti, farmacisti, persone addette al lavoro, quindi dentro a tutto quello che è il sistema pharma nel suo complesso, ci hanno aiutato a darci una direzione, perché non perché non ci fidiamo già delle survey, per esempio dell'osservatorio digitale, ma perché vogliamo sempre più incanalarle, catalizzarle all'interno di che cosa? All'interno di 4 aree tematiche. Qui magari spenderei gli ultimi 2 minuti, insomma, di questa presentazione, perché noi avevamo voluto dare anche un'indicazione su che cosa noi volevamo andare, su quali sono i cantieri e le aree di patologia sulle quali noi volevamo andare a lavorare. E ne abbiamo individuate 4. Quindi molto concretamente sono 4 le aree su cui noi abbiamo portato a fattor comune queste progettualità. La prima è sull'ambito del diabete, quindi stiamo parlando della malattia cronica per eccellenza. Non so se tutti voi sapete qualche numero del diabete. In Italia ci sono 4 milioni di persone che sono affette dal diabete e ci sono 4.000 diabetologi. Quindi il rapporto è 1 a 1.000. Questo vuol dire che nel diabete, che è una malattia che ti accompagna per tutta la vita, e devi essere scientifico per curarti, perché devi star dietro a un percorso terapeutico non facile, dove quell'uno riesce a vedere quel 1.000 paziente, il 1.000° paziente riesce a vedere il suo unico medico magari una volta all'anno, ogni volta ogni 2 anni. Bene, questa cosa, grazie alle tecnologie digitali, deve essere assolutamente portata a un valore di innovazione. Le altre tre velocemente: una è sulla dermatite atopica, lì non è tanto, è sempre cronica, però siamo nella parte diciamo delle malattie un po' più rare, un po' più specifiche. Ci sono 7.000 persone che soffrono di questa patologia, ma ce ne sono 35.000 che la soffrono ma non sanno di averla. Quindi anche qui, e ci sono appena 140 centri in Italia che possono in qualche modo ospitare questi pazienti nel curarsi, avendo ovviamente i prodotti giusti. Anche qui un ammenniz, e quindi un pain point, è quello di come faccio io a, attraverso l'innovazione, a far sì che queste persone, che forse non sanno neanche di avere una malattia, o sanno di averla ma non sanno che esiste una cura, come si possono estradare in un percorso che poi li porti in un centro a essere curati. Terzo tema, la prevenzione, ovviamente come noi cerchiamo di migliorare il nostro benessere di tutti i giorni, prima ancora di incorrere in un problema patologico serio, e poi quello che Laura ha perfettamente anticipato prima, come tutti noi, anche da pazienti, oggigiorno riusciamo forse a crearci delle nostre soluzioni. Pazienti Archimedi, bene. Grazie Gianluca Ferri. Aggiungiamo 2 elementi con 2 persone del team Sanofi Italia sul tema della co-creazione, poi un overview rapidissimo sulla survey, alcuni dati li portiamo che vorrei poi commentare con Sgarbossa, Santoro, Lopane e con Laura Rossi. Iniziamo con te Paola Ferrario, non ci sono più siedi ma c'è anche questo qui che puoi utilizzare, hai il giraslide così. Buongiorno a tutti, noi all'interno di un progetto, di un master che abbiamo fatto proprio qua in Bocconi, abbiamo analizzato... abbiamo analizzato il contesto attuale, quindi il nuovo digital scenario, per poter andare a pensare a un nuovo modello di business che potesse in qualche modo, grazie al digital, interconnettere persone, organizzazioni e risorse all'interno di un ecosistema allargato dove potessero essere create e scambiate grande quantità di valore. L'abbiamo pensata sul modello di quello che si chiama azienda platform. Che cos'è l'azienda platform? È un'azienda che mediante nuove logiche di servizi, nuove narrative, nuove strategie, nuovi processi, consente di moltiplicare le interazioni all'interno di un ecosistema allargato, spostando proprio fuori, anche al di fuori dell'organizzazione stessa, la produzione di valore mediante la co-creazione e la condivisione. Tutto questo possibile grazie alla pluralità del sistema e a un'organizzazione multi-stakeholder.
Partendo da questo concetto, prime tra tutti, aziende platform ce ne sono, ci sono diversi esempi, noi siamo andati ad analizzare i vari contesti, sia in ambito farma che soprattutto non, quindi per fare un esempio che nulla c'entra con l'ambiente, con l'ambito farma, possiamo citarne una, Heineken. Heineken ha chiesto tramite una piattaforma web, tramite Facebook, di proporre nuove idee per la realizzazione delle nuove bottiglie di Heineken. E le tre idee vincenti sono state effettivamente utilizzate come oggetto di campagna pubblicitaria di Heineken. Quindi questo è proprio un classico esempio di azienda platform. Chiaramente nella salute non parliamo di bottiglie di birra, parliamo di salute, ma il modello su cui vogliamo basarci è lo stesso. E quindi partendo dalle idee, la condivisione di idee, risorse e capacità, che rende in questo modo l'utente protagonista in prima persona mediante quelli che si chiamano user generated content, e quindi chiaramente ne aumenta l'engagement. Tutto questo è possibile grazie appunto al contesto digital da cui siamo partiti e alla digitalization. Quindi, premesso questo, abbiamo disegnato il nostro project journey e ci siamo chiesti perché, come, chi e soprattutto cosa andare a fare in questa progettualità. Quindi chiaramente siamo partiti dal perché. Il perché era proprio quello: andiamo a intercettare gli unmet needs di cui parlava Gianluca prima, oppure perché no, andiamo a migliorare prodotti o servizi già esistenti all'interno dell'ambito della salute. Chiaramente chi coinvolgiamo? Come azienda abbiamo deciso di coinvolgere tutta la popolazione Sanofi in toto, che significa dalla persona che lavora in stabilimento alla field force al personale di sede, quindi chiunque a 360 gradi, e poi coinvolgiamo tutti gli stakeholder della salute, quindi tutte le persone coinvolte nella filiera della salute, quindi dagli operatori sanitari ai farmacisti, ai pazienti, alle istituzioni. Abbiamo visto prima tutti i vari esempi di stakeholder, di persone coinvolte nella filiera della salute. Chiaramente poi ci siamo chiesti anche come farlo e su cosa focalizzarci, e mediante un doppio fronte, quindi abbiamo detto interno e esterno all'azienda. Scusate, sono davanti alle slide, me ne accorgo ora, perdonatemi. E sul cosa e sul come abbiamo finito sul come, e il mezzo che abbiamo deciso di utilizzare è l'ascolto. L'ascolto proprio per andare a dialogare con gli interlocutori della salute. E questo è ciò che sta a monte rispetto a quanto è stato detto prima, quindi come è nata questa survey e come è nato questo progetto di Redesign in Life. Grazie, grazie Paola. Lascio la parola adesso rapidamente, perché insomma poi il mondo del farma e della salute è composto da quella categoria legata al mondo dell'accesso, quindi a coloro che poi si legano anche alle terze parti istituzionali. Michele Avoni ci aggiunge un tassello rispetto a questo ragionamento del Redesigning Life. Volentieri, buonasera. Aggiungo un punto di vista magari diverso, perché da pochi anni sono rientrato in Italia, quindi magari penserete che sia un inguaribile ottimista, ma semplicemente ho una prospettiva magari un po' diversa. Ad esempio, nel Regno Unito, dove lavoravo fino a 3 anni fa, in questo tipo di simposio sicuramente qualcuno avrebbe detto patient center. Per fortuna non l'ho sentito, perché la verità è che è molto più simile a questa vignetta. Non c'è nessuna equipe magica intorno ai nostri pazienti. Probabilmente assistiamo ancora in tutti i paesi a professionisti che litigano. Ho sentito prima parlare di paura, hanno paura magari anche dei propri centri di potere. Ma ho detto che sono ottimista perché ormai ci sono già evidenze che sistemi di salute integrata come questi, resi possibili dal flusso di informazioni, che ovviamente sono legati alla tecnologia digitale e non solo, alle nuove tecnologie in generale, hanno già dimostrato evidenze. Prima parlavamo della difficoltà perché ci vuole una sperimentazione di tipo clinico e portare i dati. Le evidenze ci sono, in questo caso è stata tagliata la fonte, questa è una fonte internazionale, in cui piccoli investimenti, ad esempio su coorti di pazienti cronici, danno risultati estremamente interessanti. Quindi non mi fermo ai problemi che sono già stati menzionati, mi fermo al fatto che siamo italiani,
E credo che abbiamo dimostrato nei secoli la capacità di anche essere creativi nel superare certi ostacoli. Faccio degli esempi, siamo in Regione Lombardia. Chi si lamenta che la Regione Lombardia non permetta di fare questo tipo di attività, forse manca un po' di coraggio, perché una regione che è stata capace, la cito a titolo di esempio, perché ce ne sono altre, di stratificare la propria popolazione di cronici, di creare e dare carne a enti che facciano da gestori, quindi al di là dell'offerta di assistenza verso la presa in carico di pazienti, è già storia vecchia. È chiaro che nel mondo della salute e di milioni di cittadini i tempi poi per implementare sono lunghi, però siamo veramente all'avanguardia. Finisco perché io lavoro per un'azienda farmaceutica e spesso la domanda è: ma cosa c'entra un'azienda farma con un sistema di salute integrato? Beh, un po' l'ha detto Eugenio, c'è la base su cui si fonda il nostro settore, che sono proprio i dati. Non so se lo sapevate, ma ad esempio in Italia, ma non solo, il nostro settore si basa sulla dimostrazione che le proprie soluzioni portano a certi esiti. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo un ruolo, in particolare Sanofi l'ha dimostrato con la prima soluzione di telemedicina rimborsata in Francia, siamo proprietari di una delle prime digital therapeutics approvate dall'FDA, abbiamo i medical device, quindi diciamo eravamo già fortunati. Io che lavoro nel market access, diciamo il mio lavoro è quotidianamente superare alcune di queste barriere per implementare questo per i pazienti in un paese, finisco, che per una volta tanto ha l'opportunità di non essere un follower. Prima ho sentito parlare di altri paesi, perché l'Italia secondo me qui non deve essere un follower, perché abbiamo un sistema sanitario regionale che permette sicuramente molti campi di applicazione diversi, quindi non dobbiamo convincere un'intera nazione per implementarla, ma soprattutto siamo i primi a dover superare questo grande problema, opportunità della Silver Wave. Rubo a Giampaolo questa definizione, perché se noi riusciamo a trovare una soluzione a questo problema, di sicuro diventerà il più grande export italiano, perché tutti gli altri paesi dopo di noi lo dovranno risolvere. Grazie Michele, perché insomma ci hai dato degli spunti di riflessione interessanti che giro agli ospiti relatori. Ridammi il giraslide, mollate il giraslide, perché lascio la parola sui tanti stimoli che ci avete offerto a Sgarbossa, a Santoro, a Rossi e a Lopane. Soltanto con un dato, tutti i numeri della survey la troverete su sanofi.it se avete voglia, e un dato soltanto del campione intervistato, che può essere una fonte di riflessione, insomma, sulle parole chiave che avranno maggiore impatto sul futuro della salute. In questa filiera allargata i risponditori nel 21% selezionano teleassistenza e assistenza domiciliare integrata, poi il ruolo dello smartphone, app, welfare integrativo, assicurazione istantanea e anche la farmacia dei servizi nel prospettare il futuro della salute. Chiedo, anche rispetto a queste riflessioni, che cosa ci dobbiamo aspettare dai prossimi passi? Forse questo giro qui ripartirei da Lopane e andiamo poi, chiudiamo con Sgarbossa, perché insomma abbiamo prima parlato delle prescrizioni digitali, Avoni ce ne ha ancora riparlato, insomma cosa c'è da aspettarsi nel prossimo futuro? Ma sono sicuramente dei dati che spiegano un po' quello che è il contesto del nostro paese, nel contesto non istituzionale ma proprio della popolazione, quindi di come noi approcciamo anche questi temi. Sicuramente ci sarà da lavorare per aumentare queste percentuali, come dire, fare cultura e mettere al centro delle tematiche molto importanti come sono quelle della telemedicina e dell'assistenza, che ormai non sono più così nemmeno tanto innovative perché sono delle realtà consolidate. E sicuramente insomma fare in modo che anche i professionisti insieme ai pazienti, insieme poi alle istituzioni che di fatto sono ricettive a quelli che sono, no, gli input che arrivano dal basso, possano insomma lavorare per
aumentare, migliorare un po' e diffondere una cultura più digitale in termini, insomma, di assistenza sanitaria. Lopane, 30 secondi solo, a Solombarda il vostro progetto di Life Science Project, quali step prevede nel futuro? Allora, il nostro progetto è un progetto a 360 gradi, perché come dicevo noi siamo un'associazione territoriale, confindustriale, che mette insieme tutte le realtà imprenditoriali private. Abbiamo un importante collegamento con il mondo pubblico grazie alla partecipazione nel cluster Lombardo Scienze della Vita, nel cluster nazionale ISEI, che ci permettono di lavorare proprio sulle politiche per lo sviluppo sia del sistema sanitario regionale e nazionale, ma anche proprio delle politiche per l'industria, quindi per l'innovazione. I prossimi step di questo macro progetto, con la declinazione insomma sulla parte digital, sono quelli di favorire iniziative che già ci sono a livello nazionale, appunto per creare dei documenti o comunque realizzare delle progettualità che portino alle istituzioni evidenze sul fatto che il nostro paese è sicuramente un ambiente favorevole allo sviluppo dell'imprenditorialità in questo ambito, che sicuramente è necessario lavorare su una legislazione un po' più chiara, un po' più snella, per permettere anche alle aziende, non soltanto italiane, alle start-up, quindi anche all'innovazione, di trovare una propria collocazione chiara all'interno del settore. Grazie Lopane per il vostro lavoro di rappresentanza, che è importante. Laura Rossi, la paziente Archimede, e i prossimi step, come si immagina l'evoluzione di questi temi? Ma allora, sicuramente la Silver Wave di cui parlavate è da cavalcare, anche se vedo su alcuni studi che abbiamo fatto come la cronicità ed effettivamente l'area del diabete sia assolutamente sentita. Con HMAPS abbiamo provato a portare avanti uno studio su come il paziente diabetico non sia ancora oggi al centro vero della cura, perché il paziente diabetico deve essere seguito da un chirurgo vascolare, anche dal fisioterapista, dal dietista, eccetera. E con l'ex primario della chirurgia vascolare di Imperia avevamo stimato che se ci fosse veramente un circuito virtuoso dei professionisti, lui in tutti questi anni sarebbe riuscito a salvare l'amputazione di una persona su quattro. Quindi sicuramente la cronicità e il diabete, che è un po' anche una malattia quasi invisibile, perché poi ci si dimentica in alcuni casi di averla, questa è secondo me la vera sfida del futuro. Grazie. Eugenio Santoro? Ma riprendendo un po' alcuni dei punti che Michele Avone ha sottolineato, io credo che, in attesa che le istituzioni si muovano per regolamentare il settore, credo sia fondamentale riuscire a fare squadra, perché le competenze ci sono, a lavorare e a creare delle collaborazioni molto forti fra i pazienti, col concetto di co-creazione, e loro conoscono molto bene i bisogni. E il mondo della ricerca, quella clinica intendo, noi siamo tra i migliori al mondo a fare ricerca clinica, e questo non lo dice Eugenio Santoro, ma lo dicono tutti gli indicatori che misurano la produttività di ricerca clinica, e quindi potrebbe essere un aiuto anche nel settore della digital health in generale, delle terapie digitali, dello specifico. Lavorare in collaborazione con l'industria farmaceutica, questi problemi li hanno capite, e lavorare con le start-up, perché siamo molto bravi anche dal punto di vista tecnologico a sviluppare dei prodotti più che buoni. Tutto questo per partire da un'idea che arriva dai pazienti e dalle società scientifiche, allo sviluppo che viene fatto insieme appunto a società scientifiche e start-upper e industria farmaceutica, e riuscire poi a dimostrare con dei dati clinici che questi strumenti sono effettivamente efficaci, in modo tale da eliminare anche qualsiasi alibi da parte di chi vuole ritardare in qualche modo l'introduzione di questi sistemi. Noi nel piccolo lo facciamo, io faccio parte di un gruppo che si occupa proprio dell'introduzione della terapia digitale in Italia, e ci stiamo muovendo esattamente su questi punti. Grazie Eugenio Santoro, Istituto Mario Negri, grazie per aver ricordato anche la ricerca clinica firma italiana e le start-up che stanno lavorando. Vi anticipo che tra le 10 finaliste dello Startup Italia Open Summit, ben 3 sono legate al mondo biotech, quindi biotecnologie e scienze della vita. La conclusione, come abbiamo iniziato, con Chiara Sgarbossa degli Osservatori del Politecnico, peraltro da quest'anno anche Sanofi è partner degli osservatori, quindi vi accompagna nel percorso di analisi dello scenario della salute. A te. Allora, io vorrei riprendere quei 4 punti appunto della ricerca, proprio perché probabilmente saranno un po' anche il futuro che
vorremmo si attuasse. Da un lato, se guardiamo il tema della telemedicina, della teleassistenza, il fatto di riuscire ad arrivare al cittadino, di essere più vicino al cittadino, far sì che il cittadino non debba andare per qualsiasi cosa dal medico, prenotare visite, aspettare anche tempi di attesa molto lunghi, questo sicuramente faciliterà da un lato il cittadino, ma anche ridurrà complessivamente i costi del sistema sanitario, perché riesco a gestire il cittadino anche più tempestivamente. A questo tema si lega sicuramente la parte di farmacia dei servizi, quindi il fatto di creare anche all'interno delle farmacie dei luoghi in cui io possa fare assistenza al paziente, al cittadino, fare degli esami che appunto dovrei fare magari in ospedale o addirittura anche in questo caso aspettare mesi. Ovviamente questo aggiunge valore al cittadino e soprattutto lo avvicina appunto al punto di cura, cosa che invece in alcuni luoghi, noi magari siamo abituati al contesto lombardo, comunque milanese, dobbiamo pensare anche a dei posti in cui il cittadino non è così vicino alla struttura sanitaria, quindi la farmacia è veramente un luogo vicino che può aiutare. Altro tema, app e smartphone, in realtà questo è abilitante, nel senso che tutti noi siamo abituati a utilizzarlo nella vita quotidiana e probabilmente anche su quella fascia di popolazione un po' più anziana è uno strumento molto più usabile rispetto a quello che è il PC o anche altri strumenti che magari appunto sono un po' più ostici nell'utilizzo. Quindi quello che tutte le aziende sanitarie, le regioni, comunque gli stakeholder devono fare è poi sviluppare delle app, delle soluzioni veramente usabili poi per il cittadino. Ultimo tema, che in realtà riprende anche un po' quello che dicevo all'inizio, il mondo assicurativo in questo momento sta investendo e sta studiando come sviluppare soluzioni di telemedicina, di coach virtuali, di chatbot, di virtual assistant per supportare i cittadini che hanno acquistato polizze con l'assicurazione. Questo non dobbiamo vederlo come qualcosa che diciamo impedisce poi al sistema sanitario pubblico di investirci, ma effettivamente come un volano per capire come questa innovazione arriva al cittadino, se il cittadino vede bene queste innovazioni e poi riuscire in qualche modo con i sistemi di rimborso, la validità clinica che dicevamo prima, a svilupparle anche nel sistema pubblico, quindi privato che in realtà poi porta l'innovazione anche nel pubblico. Il privato che può agevolare un po' la trasformazione digitale in sinergia col pubblico. Grazie Chiara Sgarbossa, vi ricordo soprattutto una precisazione, i risultati della survey, per questione di tempo non siamo riusciti a vederla, li trovate su sanofi.it dalle prossime ore, quindi potete navigare, ci sono alcune chicche, alcuni elementi insomma curiosi da poter analizzare. Ringrazio anche per Redesigning Life il partner startup innovativa Tri, che credo sia in sala, che ha guidato anche la parte legata all'hackathon. E io ringrazio voi, siamo stati nei tempi, anche meno di un'ora, quindi grazie a Chiara Sgarbossa, Osservatorio del Politecnico, grazie Eugenio Santoro, Istituto Mario Negri, grazie Laura Rossi, HMAPS, grazie Gianluca Ferri, Sanofi Italia, grazie Felice Lopane per Asso Lombarda, e lascio la parola al prossimo workshop, sempre qui Sala Gialla, con il tema investimenti in un'ottica allargata, traiettoria europea. A più tardi.